Eccoci al video dedicato al mining. Allora, prima di iniziare ringrazio MuchCoins su Dash Nation sul canale Slack per avermi detto che appunto non si dice Dash ma Dash perché Digital Cash, quindi Dash è la pronuncia giusta. Cercherò di correggermi. Detto ciò, parliamo del mining, quindi in italiano del minare. Allora, come ho già detto più volte nei video precedenti, l'ammontare dei Dash è al momento superiore a quella dei 7 milioni. Però questa cifra è incrementabile ed incrementa giornalmente. Allora, quando sono venuto a conoscenza di questa informazione, di questa nozione, ho pensato, ma com'è possibile che una moneta decentralizzata, quindi senza una banca, possa aumentare in quantità? E questo è dovuto proprio ai miners. In pratica, noi immaginiamo un contesto in cui noi siamo in grado di produrre la moneta che utilizziamo in modo legale e allo stesso tempo aiutando lo sviluppo della comunità. È così che funziona il mining per il Dash, e questa idea va riconosciuta comunque a quella che è l'idea iniziale del Bitcoin. Andiamo a vedere come Bitcoin mining funziona. Su questo sito che ho trovato è spiegato veramente bene e c'è un breve video che vado a riprodurre provando a commentarlo in italiano. Allora, che cos'è il Bitcoin mining? Praticamente quando parliamo del Bitcoin sappiamo adesso che si parla di una moneta decentralizzata su tutta la rete e che praticamente ci permette di essere una frazione della banca. Noi con il nostro wallet siamo una piccola frazione della grande banca, quindi possessori di Bitcoin. Però mentre la moneta, quindi che ne so, il dollaro, l'euro, vengono stampate da una banca centrale, da dove viene il Bitcoin? Non c'è una banca centrale. Il Bitcoin viene dal mining e dai miner stessi. Praticamente minare con un software vuol dire risolvere determinati calcoli computazionali, quindi risolvere quei blocchi di cui abbiamo parlato nei precedenti video, ed essere remunerati per questo motivo. Quindi questa è una trovata geniale perché oltre ad essere remunerati, i miners sono un'entità fondamentale della community, perché sono coloro che poi effettivamente approvano le transazioni. Che vuol dire che più miners aderiscono alla creazione di nuove monete, più le transazioni vengono messe sotto sicurezza. Adesso però, come funziona il processo? Più la comunità aumenta, quindi più miners, minatori aderiscono alla community, più la difficoltà di calcolo e di risoluzione del mining stesso aumenta. Allora, andiamo a vedere quello che è successo nella storia, pur breve, ma nella storia del mining. In una fase iniziale, tutti i minatori adoperavano la propria potenza di calcolo, quindi i propri computer, per risolvere blocchi di difficoltà non elevatissima. Quindi con una certa potenza di calcolo si è visto che si potevano ottenere dei bitcoin. Il passo successivo è stato quello di scoprire che con delle schede grafiche, quindi schede video utilizzate normalmente per videogames, il processo si velocizzava parecchio, però l'effetto collaterale è che le schede video consumano parecchia energia e producono parecchio calore. Quindi sono stati pensati dei chip programmati per
svolgere queste operazioni che hanno velocizzato il tutto. Poi si è passati agli ASIC, quindi Application Specific Integrated Circuit Chips, dei chips, dei processori pensati apposta per minare Bitcoin. Questi hanno velocizzato ancora di più il processo con un risparmio energetico. Con l'aumentare della popolarità del Bitcoin sono aumentati anche gli utenti che hanno iniziato a minare e ad essere interessati alla moneta stessa. Quindi di conseguenza la difficoltà di calcolo è andata ad aumentare. Ciò ha portato a delle organizzazioni, le persone praticamente si sono organizzate in quelle che sono chiamate pools di miners. In pratica si mette in comune la potenza di calcolo che si ha e si lavora tutti insieme. Poi, alla fine del lavoro, ognuno è remunerato per il quantitativo effettivo di lavoro che ha messo in comune. Questa è ad oggi l'ultimo stadio del mining, e praticamente questa è anche la base del funzionamento delle cryptocurrency, perché, come ho detto, in questo modo vengono create nuove monete e allo stesso tempo convalidate e messe in sicurezza tutte le transazioni. Per più informazioni si può visitare questo sito che è veramente ben fatto. Adesso, uno step successivo è stato poi quello di, e io personalmente ho anche aderito a quello che è il cloud mining, perché effettivamente minare con la propria macchina, anche se in un pool, è un qualcosa di dispendioso perché c'è bisogno comunque di una macchina dedicata che consuma corrente, crea rumore e produce calore. Quindi la soluzione ottimale, perlomeno quel che penso io, è quello di aderire a una cloud mining, quindi avere una potenza di calcolo sottoscritta ad un contratto offerto da una società, ce ne sono diverse, tra le più affidabili ho trovato Genesis Mining, di cui voglio fare comunque un video dedicato e parlarne nello specifico. Per questo video voglio concludere dicendo che il mining è quindi l'operazione che porta avanti la comunità stessa, che permette la creazione di nuova moneta, e finora ho spiegato come avviene nel Bitcoin. Dash si differenzia, come ho spiegato nel video, che potete trovare il link qui sopra, perché la DAO è distribuita su tre livelli differenti. E il livello il layer dei masternode è quello che poi va a mettere in sicurezza le transazioni, mentre i miner sono quelli che, e che scusate, che i masternode sono anche addetti alla conservazione dei blocchi stessi, rendendo tutte le operazioni più leggere per i miner che invece portano avanti le risoluzioni dei vari blocchi e la distribuzione dei blocchi stessi tra i vari nodi, però allo stesso tempo hanno un compito più leggero e vengono retribuiti del 45% invece che del 100% totale della produzione dovuta alla risoluzione giornaliera. Spero di essere stato chiaro, in ogni caso metterò dei link riguardanti il mining per quanto riguarda il video che vi ho mostrato e per quanto riguarda poi il cloud mining, quindi Genesis Mining, di cui voglio fare un video approfondito nel dettaglio. Vi ringrazio ancora una volta per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!